concetto alla base del progetto aerodinamico della 499P è stato quello di ottenere una vettura che avesse delle prestazioni coerenti, accessibili e versatili. Sono stati impiegati 22 mesi di sviluppo, più di 3.000 ore di test fra calcoli, test in galleria, test in scala reale e test in pista. Calcoli, test in galleria e test in pista sono stati integrati in un unico flusso dove a ogni tappa si raccoglievano i risultati per poi sviluppare la parte successiva. L'aerodinamica è la scienza che studia l'interazione tra l'aria e la vettura e viene sfruttata per cercare di generare forze che aiutino la vettura ad avere più grip e quindi ad avere più velocità in percorrenza di curva. Lo studio che facciamo in galleria e non solo, anche con la CFD, è volto a minimizzare il più possibile all'interno dei limiti di regolamento la forza resistente all'avanzamento e di massimizzare invece il carico aerodinamico. Un'altra leva su cui si può intervenire per modificare il bilancio aerodinamico è quello che il regolamento chiama Adjustable Aerodynamic Device, cioè un componente sulla vettura che viene regolato per modificare il carico generato e di conseguenza la ripartizione tra anteriore e posteriore. Sulla nostra vettura, la 499P, abbiamo scelto di usare come Aerodynamic Adjustable Device l'ala posteriore, perché abbiamo ritenuto che ci desse la miglior flessibilità per coprire tutte le piste del campionato. Nel calendario del WEC 2023 abbiamo due piste che sono agli antipodi. Una è Le Mans, dove tutto si basa sulla velocità, sui rettilinei e quindi va ricercata una configurazione aerodinamica con la minor resistenza possibile, mentre l'altro estremo è Bahrain, che è una pista che stressa molto le gomme, dove c'è tanta parte di grip limited e pochi rettilinei, quindi in quella pista si predilige una configurazione a massimo carico aerodinamico in modo da migliorare sia il lap time che da allungare la vita delle gomme. Il simulatore di guida Maranello ci dà la possibilità di andare nel dettaglio dello sviluppo, sia un input in più rispetto alle normali simulazioni offline, che è il feedback del pilota, che chiaramente è molto prezioso perché insieme all'analisi dati aiuta a capire quali sono i problemi e qual è la direzione di sviluppo da intraprendere per risolverli e per migliorare la prestazione della macchina. Lo sviluppo del simulatore è stato coordinato in maniera molto approfondita con il gruppo aerodinamico per fare in modo che ad ogni sessione di galleria seguisse una sessione di simulatore per dare delle indicazioni se la direzione di sviluppo e gli step fatti fossero nella direzione giusta. La vettura tra accelerazione e frenata cambia le altezze da terra e quindi era importante che la vettura reagisse a livello aerodinamico nel modo giusto. Le variazioni di altezza da terra e la loro conseguente variazione di carico aerodinamico sono state studiate in maniera approfondita e ottimizzate in modo da fornire ai piloti una vettura che avesse il carico e un bilancio il più costante possibile in tutti i tipi di curva.